Quel libro appartiene a uno dei reperti che la gendarmeria stava analizzando. Quando? 30 anni fa, prima della caduta del regno, uno dei dottori più vicini al re è scomparso, e con lui anche un prigioniero. Sta parlando del dottor Fisher? Qualcuno pensa che questo evento sia connesso a Leak, ma sono solamente voci di corridoio. Comunque, che cosa hai scoperto? Leak sta riformando la bestia. E gli dico quello che abbiamo trovato, ragazzi. Che cosa? Sì, hai sentito bene. Leak sta riformando la bestia. Certo, lo scorso episodio non abbiamo parlato con lui. Questo non è possibile. Perché non è possibile? Ragazzi, l'abbiamo visto con i nostri occhi. Penso che sia ora che tu sappia. Tieni questo libro. Ti dirà adesso che cosa dobbiamo fare per risolvere questa situazione. E mi ha dato un libro. Il rituale del sentiero. Beh, sì, noi nello scorso episodio effettivamente. Ma questa è nuova. Scusate ragazzi, ma è comparsa adesso? Dietro di me? Questa cosa non c'era. Che diavolo è? Qui c'è un triangolo. Sembra una piramide dorata con tipo delle stelle, sembra un cielo scuro con una piramide dorata e delle stelle. Guardate, è un continuo del rituale. È una continuazione di questo rituale. Forse c'entra qualcosa, forse in questo libro ci verrà effettivamente detto di che cosa stiamo parlando. Beh, comunque vi stavo dicendo che noi la scorsa volta non abbiamo parlato con lui. Cioè, abbiamo tirato dritto per andare a vedere che cosa stava succedendo ad Auper. Non abbiamo parlato con lui, quindi, beh, ora gli abbiamo detto effettivamente che abbiamo trovato il laboratorio di Leak, che abbiamo trovato la bestia. E lui sembra aver capito. Sembra aver capito. Perché, beh, lui ovviamente sa dell'esistenza della bestia, sa che. Perché era presente, ce l'ha raccontato, è lui stesso che ha segregato la bestia nelle profondità della terra. Per ora ci ha dato questo libro, il rituale, che io a questo punto credo che si possa riferire a questo rituale, visto che lì è comparso un ramo, una nuova parte che prima non c'era. Forse abbiamo sbloccato qualcosa. Leggiamolo, ragazzi. Come evocare Lunar del sentiero? Ma noi ragazzi abbiamo già evocato Lunar. Perché ci ha dato un rituale che noi abbiamo già fatto? A proposito, finalmente ragazzi ci dice effettivamente. Ma quindi questo rituale in realtà è un rituale di Lunar? Aspettate un attimo. Ok, io spero che questo libro, visto che ha 8 pagine, spero che ci spieghi veramente che cosa serve. Finalmente anche scopriremo che cosa serve effettivamente Lunar all'interno di questo mondo, visto che, beh, sono episodi e episodi che non lo vediamo. È scritto in inglese, quindi io come al solito vi traduco. Lunar, un onnipresente, onnisciente, sapiente, vedente, antica entità. Fin dai tempi antichi è sempre stata considerata un dio ed è stata a lungo Revered è tipo come si dice, un sinonimo è worship, cioè è stata a lungo venerata, ecco. Con la caduta del regno di Mildia si è ritirata in un riposo. Ha visto troppe cose terribili che gli uomini hanno fatto. Sta parlando probabilmente di Leak. È detto che chiunque consulti Lunar si è in grado di vedere il passato e sapere il suo destino.
Per questa ragione, molti diavoli hanno a lungo tentato di evocarla, ma senza nessun successo. Come è normalmente pensato, come si crede normalmente, per evocare Lunar non è necessario, non è sufficiente completare il suo altare, che appare una volta nel cielo ogni 13 anni, ma è necessario utilizzare, svolgere una pratica segreta che è tramandata solamente dagli stregoni. Un altare di smeraldo, un manichino vuoto con una testa, un corpetto del più resistente metallo che le persone conoscono, che si è conosciuto, e una testa dell'idra, un'antica creatura mitologica confinata in un mondo parallelo. Questo ti rende in grado di entrare in contatto con Lunar e vedere le sue memorie. Fortunatamente questi materiali sono considerati praticamente inottenibili dopo la caduta del regno. Quindi è difficile che qualcuno possa utilizzare la dea per scopi maligni. E poi ci sono delle note del sentiero. Le note, proprio the path notes, le note del sentiero. Leek e i suoi fratelli hanno cercato di evocare Lunar per prenderne il controllo e vedere il passato. La ragione per cui l'hanno fatto è per evocare il terzo fratello e completare la triangolazione che permette di far ritornare la bestia infernale. Il DNA di uno dei loro discendenti è richiesto. Voci di corridoio hanno detto che un bambino è sopravvissuto al massacro di Mildia e adesso si sta nascondendo da qualche parte sulla superficie. Se trovano il bambino, serve solamente una goccia di sangue per permettere loro di scatenare l'inferno. Loro non possono arrivare a lui. Lunar sa dove si trova. La missione. Torna al villaggio dove ci siamo conosciuti per la prima volta. Lì il venditore sarà in grado di darti l'ultimo pezzo del puzzle. Dobbiamo arrivare a Lunar prima che ci arrivi Leek, o il mondo come lo conosciamo arriverà alla fine. E finisce qui, ragazzi, il libro. Quindi, quello che probabilmente in questo mondo, quello che noi conosciamo come l'altare di Lunar, no? Noi l'abbiamo fatto perché è comparso misticamente nel cielo, ma in realtà, ragazzi, in realtà compare una volta ogni 13 anni, quindi è una cosa periodica, e Lunar, non essendo uno stregone, non sa che in realtà per evocare al 100% Lunar serve anche questo altare, perché parlava di un altare di smeraldo, un manichino, una testa, un corpetto del minerale più resistente. Ragazzi, la blulite, vi ricordate, presa dal regno di Mildia, dalla città di Dauper, un minerale molto resistente e molto abile nel combattimento corpo a corpo, e una testa dell'idra che vive in un mondo parallelo. Io suppongo che l'idra vada posizionato su questa sorta di triangolo a questo punto, visto che è nata questa parte. Magari questo qui è un piccolo altare dove dobbiamo posizionarlo. Però è per questo. Adesso, ragazzi, si capisce tutto. Nel frattempo tornò sulla superficie. È per questo, ragazzi, che il fratello di Leek quella volta l'abbiamo trovato sull'altare di Lunar. Perché Lunar era presente quando Mildia è caduta. Quindi questo ci dice anche un'altra cosa importante, che l'esperimento del dottore, prima di tutto che il sentiero non sa dell'esistenza del dottore, e secondo, l'esperimento del dottore era giusto. Il dottor Fisher aveva ragione nel utilizzare una goccia di sangue per riportare in vita il terzo fratello
Il dottor Fisher aveva ragione, stava facendo la cosa giusta. Quindi l'esperimento è giusto, ma forse è la schiava che ha utilizzato che era sbagliata. Però ragazzi, quando è morto il dottor Fisher, è morta anche la schiava. Da quello che ci ha detto il sentiero, è sparita anche la schiava insieme a lui. Però non abbiamo visto morire la schiava. Quindi forse il dottor Fisher ha ucciso la schiava? Però lì si parla che lei è scomparsa, non che l'hanno trovata morta. Quindi che fine ha fatto la schiava? Se veramente non c'entrava con questa storia, se non era lei il pezzo del puzzle per riportare in vita Leek, perché è scomparsa insieme al dottor Fisher? Chi è che l'ha fatta scomparire? Capite che cosa intendo? Se fosse stata una normalissima schiava, sarebbe solamente rimasta lì, senza fare nulla. E invece è scomparsa anche lei. Quindi vuol dire che forse la schiava in qualche modo era un pezzo del puzzle. Però ancora non riusciamo a capire, ancora non riesco a capire che pezzo del puzzle è. A proposito, ci ha detto di tornare al villaggio dove l'abbiamo visto per la prima volta. Il villaggio dove l'abbiamo incontrato per la prima volta, ragazzi, è quello, che è anche abbastanza vicino. Qui è la primissima volta in assoluto che noi abbiamo incontrato il sentiero, episodi ed episodi fa. Quindi io mi aspetto di, andare dal mercante, che dovrebbe essere nella stessa casa. Possiamo benissimo salire da qui, ragazzi. E ci siamo, dovrebbe... Aspettate. Aspettate. Ho intravisto qualcosa, ma... Ragazzi, è già lì. Ci sta forse aspettando? Noi abbiamo la spada. È sparito. È sparito, ma lui non stava facendo nulla. Perché lui non... Perché il golem di ferro non stava proteggendo... Non stava proteggendo... Il venditore, che è ancora qui. Forse perché il golem di ferro non vedeva il fratello di Leek come una minaccia? Che cosa mi stai dicendo, amico? Mi stai dicendo che forse tu sei alleato con Leek? Questo mi stai dicendo? Ok. The Seller. Parliamo con lui e vediamo cosa vuole. Brain. Due cervelli per un uovo di drago. Quindi, aspettate, noi ce l'abbiamo due cervelli. Sì, solitamente lui ci fa sempre delle richieste strane, eh. Quindi ecco, non mi sembra strano che ci abbia chiesto di dargli dei cervelli. Uno, due, e ci dà l'uovo. Eccolo qui, ragazzi. Questo qui è l'ultimo pezzo del puzzle. Quindi, se è stato facile. Ma scusate un attimo, perché il fratello di Leek era qui? Cioè, se lui è arrivato qui, non l'ha ucciso. Quando siamo arrivati è scappato. Perché lui era qui? Che cosa voleva? Potrebbe essere che ha fatto lo scambio, ragazzi. Potrebbe essere che ha fatto lo scambio prima di noi. E quindi noi ora dobbiamo forse correre? Potrebbe essere, ragazzi, eh. Magari ha fatto lo scambio prima di noi, anche se non avrebbe senso, perché comunque lui non penso che possa entrare nella stanza dell'altare. Ma ragazzi, questo episodio è tutto di corsa. Questo episodio è veramente qualcosa di assurdo. Stiamo scoprendo tantissime cose. Anche perché adesso, con questo nuovo uovo di drago, con quest'ultimo pezzo del puzzle, noi saremo in grado di consultare Lunar e sapere dove si trova il discendente sopravvissuto. Un bambino è sopravvissuto. Forse parla del bambino, quello che abbiamo visto nella visione, ragazzi.
Vi ricordate la prima visione che abbiamo avuto? Il bambino di fianco a Leek. Forse è quello lì il bambino che è sopravvissuto, ma non ha senso. Perché Emilia è caduta 200 anni fa. Anzi, forse anche di più. No, sì, è caduta 200 anni fa, ragazzi, il regno di Emilia. Come ha fatto un bambino a sopravvivere per 200 anni? E si nasconde in superficie, forse il bambino è un villico e si nasconde nei villaggi. Potrebbe essere, ragazzi, forse il discendente di Leek è effettivamente un villico? Non lo so, però lo scopriremo presto. Finalmente potremo entrare in contatto con Lunar e sapere che cosa sa. Forse possiamo anche fargli delle domande, non so come funziona, però sicuramente potremo fargli delle domande e effettivamente sapere la verità. Ragazzi, noi siamo qui. Siamo pronti con l'uovo di drago. Vedo che Leek non ci ha preceduti, quindi ancora non so che cosa ci facesse il fratello di Leek davanti al seller. Non so che cosa ci facesse lì. Però poco importa. Perché noi adesso abbiamo il coltello dalla parte del manico. Noi adesso abbiamo l'uovo che ci farà vedere il futuro. Anzi, il passato. Forse anche il futuro. Non lo so. Lui ha parlato di passato. Ci farà vedere il passato. E ci farà vedere la verità. Siamo pronti, ragazzi. Posizioniamolo. 3, 2, 1. L'uovo è qui. Oh! Tuoni! Tuoni, ragazzi! Lei è qui. Abbiamo evocato Lunar. Vai a parlarle. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato l'altare. E ora non ci resta solamente che andare da Lunar e scoprire la verità. Scoprire la verità riguardo questo mondo. Scoprire dove si trova l'ultimo discendente. E fermare Leek una volta per tutte.